Oh, se non avessi ricominciato la diretta non ci avrei creduto nemmeno io. Ben connessi da Roberto De Angelis, sono le 3:50 della notte, ma è vero, non lo so, chissà. Perché poi vado a salutare, a proposito delle 3:50 della notte, Filippo e Andrea, che ascoltano, non ho capito bene da quale istituto di vigilanza, dice noi ti ascoltiamo sempre alle 3:50. Allora, oggi prendo ad esempio loro, Filippo e Andrea, mi raccomando, alle 3:50 puntuali su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, su Stappa Radio di Stefano Tini e su tutte le altre emittenti collegate. Precisazione di redazione. Allora, noi abbiamo 29 emittenti. Siccome nel nostro statuto reciproco c'è ampia autonomia e ampia libertà, a volte saranno che tutti e 29 i canali ripetono la stessa trasmissione, a volte sono 5, a volte sono 10, a volte sono 15, a volte sono 3. Succede perché se ogni titolare di canale web radio decide che per il proprio palinsesto quel tipo di trasmissione o di puntata non è idonea, non la inserisce, è semplice. Ma non è che c'è una regola fissa per cui tutti i titolari di radio devono inserire per forza all'unisono le stesse cose, ci mancherebbe altro. Questa era una precisazione per far capire pure al pubblico. La voce non la voglio dire, sembra che oggi non faccia le bizze. C'è un clima molto umido nella città di Roma, purtroppo, e non fa bene per niente. Poi provate ad andare nelle campagne fuori, circostanti, vedrete che la temperatura cala di 5-6 gradi. Dice: ma qui è inverno. A Roma invece siamo chiusi col cellophane dell'inquinamento. Che vergogna! Oh, che vergogna, perché dipende pure da noi. Non è che una domenica ecologica a piedi risolva la cosa, però qui cominciamo a entrare nell'attualità fermi. Oh, signori, c'è Fracalcio in realtà The Original, o The Original, meglio detto, che è la Fracalcio in realtà vera, è una pagina di Facebook. Andate, mettete mi piace. Poi non è che dopo il mi piace state così all'ombra di un salice piangente. No, se volete, se vorrete, se volete, inserite pure i vostri inserti, i vostri commenti su tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Stop, do il più cordiale ben connesso a un grandissimo amico, nonché mio graditissimo ospite, Massimo Penzo. Ciao. Ciao Roberto, buona giornata. Salve, come stai? Bene? Diciamo che con l'influenza che va e che viene ne sappiamo qualcosa, no? Io ho avuto un piccolo parentesi di 2 o 3 giorni, poi ho preso la seconda influenza stagionale, quindi non ne parliamo, sto C'è ancora un. così un po' così. Difatti, Dai. avvisiamo una tonalità leggermente nasale, sia mia che tua, tra parentesi. Sì, ho tosse e raffreddore, senza febbre, però. Va bene, però fa parte dei mali di stagione. Poi, come ripeto io, siamo chiusi dentro l'involucro, per cui qualsiasi cosa positiva o negativa viene ampliata, perché con l'inquinamento i polmoni non respirano. Sai, più si va avanti con gli anni, più le difese immunitarie diminuiscono e quindi sei sempre più soggetto a qualsiasi freddatura, a qualsiasi virus. E se tu pensi, grazie alle mie crisi respiratorie, ho dovuto passare delle giornate forzatamente, anche con gioia, perché a me il posto piace, mi sono rivisitata tutta Rocca Priora, dalla testa ai piedi, praticamente non mi manca un negozio di Rocca Priora, perché di pomeriggio ho dovuto staccare fili, baracche, burattini, batterie, andare a Rocca Priora perché sembrerebbe che lì l'aria sia molto più respirabile, a 884 metri, quindi la punta più alta di Rocca Priora. I miei polmoni si sono ripresi, come si riprenderebbero i polmoni di qualsiasi essere umano. Bisogna andare a Rocca Priora per respirare, perché dentro Roma non si respira più. Questa è la realtà dei fatti, purtroppo, no? Sì, purtroppo sì. Ma io, sai, la soffro poco perché io non abito proprio a Roma, io sono un po' tra Roma e Ostia. Ecco, quindi quella è una zona che ancora, diciamo, leggermente si salva, ma noi che stiamo L'inquinamento dentro. proprio non c'è proprio tanto tanto, anche se insomma l'influenza di Roma c'è fino qua, però va Certo. meglio, dai. Abbiamo approfittato, dico al volo, l'ultima curiosità Nat Geo, a guardare dalla punta più alta di Rocca Priora con un cannocchiale Roma. C'è una cupola arancione la sera, con le luci si vede molto bene, una cupola di fumo arancione, un qualcosa di arancione che tu dici questa sarà la città dei santi. No, questa è la città dello smog, dove viviamo tutti tutti i giorni. Stop, perché sennò dobbiamo fare fracalcio in realtà, non facciamo questa è la Roma, eh. Allora, a proposito, ricordatevi sempre la pagina Fracalcio in realtà di Original su Facebook, andate, mettete mi piace, inserite i vostri articoli, commenti, pensieri, così come ha fatto Massimo Penzo qualche volta. Ci sono, mi pare, se non vado errato, un paio di commenti, no, Massimo? Sì, Ecco. è vero, quando ho l'occasione che c'è qualcosa da dire o che
trovo a chi rispondere, lo faccio con piacere. Sì, ma poi ecco, si possono pure inserire delle situazioni che uno ritiene di pubblicare, ci mancherebbe altro. Sì, lo so, questo lo so, grazie. No, perché tante volte le pagine sono fatte, io pubblico, voi mettete mi piace, io non sono di quell'avviso lì. L'ho dovuta fare quella pagina per ovvi motivi, così, di ripristinare un attimo la normalità di Fracalcio in realtà, però diciamo ormai sta lì nel senso che parla di calcio, ma parla soprattutto di attualità, di medicina, di salute, di tante cose. E a proposito di salute, la salute della Roma, perché abbiamo ammirato, e questo sono proprio col verbo giusto, abbiamo ammirato Massimo Penso, botta ancora tiepida dopo il derby, perché diciamo si erano placati i primi fuochi, e ha detto: vorrà dire che Inzaghi non è un grande allenatore, gli abbiamo dato scuola, gli abbiamo dato una pista, come si dice in gergo, chiaramente detto molto più professionalmente, e la Roma è la Roma, la Lazio è la Lazio. Ha aggiunto Gloria Vaida: noi siamo la Roma, loro non so niente, giustamente ci vuole questo tipo di folklore. E poi siamo andati alla Coppa dei Campioni, dove, secondo me, però posso anche sbagliarmi, e alla fine l'Atletico di Madrid l'ha meritata la vittoria, perché forse ci ha messo maggior impegno, ci ha creduto di più, noi ci siamo forse leggermente sfaldati sulla destra, e ritorna l'enigma Bruno Peres. Allora, io continuo a dire che Bruno Peres non è un terzino destro, può giocare in una difesa a 5 come esterno destro di centrocampo, ma certo come difensore è leggermente così negativo. E poi adesso c'è anche di mezzo la coppia centrale Fazio-Manolas, qualcuno vede molto meglio Fazio Juan Jesus piuttosto che Fazio Manolas. Sentiamo, partendo da questo, cosa ne pensa Massimo Penso. Sì, io intanto in merito alla partita con l'Atletico Madrid, la vittoria dell'Atletico Madrid la definirei la vittoria di Pirlo, perché una partita che la differenza l'ha fatta la motivazione e quello che uno aveva, che si giocava. Tant'è che la Roma, nonostante abbia perso con l'Atletico Madrid, potrebbe ancora affondare speranze di arrivare prima nel girone, perché il Chelsea per arrivare primo deve assolutamente vincere con l'Atletico di Madrid, perché se la Roma vince e il Chelsea perde o pareggia, il Chelsea arriva secondo, perché il Chelsea ha 10 punti, la Roma è a 8, quindi la matematica non è un'opinione, per cui questo ti fa capire che partita era per la Roma. Al di là del fatto che uno non dice mai vado in campo per perdere, vado, ce la metteremo tutta, vinceremo, ma poi dopo quello che conta è la testa, le gambe. La Roma veniva da una partita molto impegnativa a livello fisico e mentale 3 giorni prima con la Lazio, e andava a giocare su un campo di una squadra che è vero che non sta attraversando un felice momento di forma, ma è una squadra che negli ultimi 4 anni ha fatto 2 finali di Champions, è una squadra che ha fior di giocatori, ed è una squadra sul cui campo è sempre difficile giocare, specialmente i campi spagnoli, dove spesso e volentieri trovi squadre che ti mettono realmente in difficoltà. Per cui io non vanterei questa sconfitta della Roma né con toni entusiastici né pessimistici, né la prenderei così per quello che è, una partita giocata sotto ritmo, perché la Roma nel secondo tempo ha giocato sotto ritmo, con poca cattiveria, ma questo l'abbiamo visto tutti, e se avesse avuto più cattiveria al primo tempo io avrei benissimo far 2 o 3 gol, ma questo non lo dico esageratamente, perché la Roma si è presentata 3 volte nell'area di rigore, 3 giocatori Vero. Della Roma, e hanno passato la palla al giocatore dell'Atletico Madrid. Questo è successo perché non c'era la cattiveria agonistica, che non poteva esserci in una squadra che ha valutato, secondo me, questa partita come una partita quasi inutile, perché tanto lei sapeva perfettamente, la Roma, che la qualificazione se la gioca alla partita con il Karabakh all'Olimpico, dove tutte le speranze di arrivare primo sono ancora intatte, quindi non credo che ci siano stati grossi problemi. Io quindi non tu dici, ecco, tu evidenzi nella squadra un certo tipo di rilassamento che magari non ci sarebbe dovuto essere. Ma non ci deve essere, questo non ci deve essere quando finalmente il processo di maturità non ci sarà, il processo di crescita sarà completato, ma in questo processo di crescita io sento parlare sempre di scusate prego
con calma, no, 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 con calma. Purtroppo l'influenza è quella che è. Siamo, io quello che continuo a dire è che siamo esseri umani e poi, ecco, stando tranquillamente in modo leggero, simpatico, uno chiede un attimo scusa, dà un colpo di tosse e va avanti. Non è che devo inserire uno spot pubblicitario per far sentire il colpo di tosse, per cui la salute è sacra, sana e inviolabile. Chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Comunque dicevo, tornando alla partita con l'Atletico Madrid, è vero, Bruno Perez sembrerebbe o è l'anello debole di questa squadra, perché purtroppo molte volte sembra spaesato, non si sa se ma non è un terzino massimo. Va in difesa, se va in attacco, e quindi è veramente l'anello debole. Dimmi per questo. Aspetta, dimmi questo, ma Bruno Perez, secondo te, è un terzino destro o è un esterno alto? Cioè, la vecchia alla destra, la tornante di una volta. Un terzino brasiliano, come sono sempre stati tutti i terzini brasiliani, che sono stati sempre più bravi ad attaccare e meno a difendere. E lui purtroppo, in questo momento, nel periodo che è qui a Roma, ha avuto un'involuzione rispetto al Torino, perché prima almeno al Torino, almeno da quello che abbiamo visto noi, era bravo ad attaccare, dribblare, andare in velocità. Qui sembra quasi timoroso, fa il lavoretto, il compitino a centrocampo, passa il pallone e torna indietro. Ma è tranquillo Bruno Perez? Io non lo vedo più tranquillo come prima, ha la paura di sbagliare. No, ho la paura di sbagliare, o il fatto che lui cominci a sentire il fiato sul collo del ritorno di Florenzi, e anzi adesso tra virgolette è stato fortunato che si è fatto male Cardoff, perché se no io credo che con Florenzi e Cardoff lui, se continuava a giocare come ha giocato fino adesso, forse la prima squadra la vedeva poco. Aspetta, e poi se a gennaio arrivasse quel difensore su cui la Roma ha messo gli occhi, per Bruno Perez non c'è più spazio, insomma, eh. Certo, bisogna dirlo, mi dispiace, perché insomma io quello che mi ricordo... Ma ragazzo è simpaticissimo, però... Sicuramente non è male. No, però da centrocampo in su, ragazzi. Esatto, parliamoci non chiaro. Mi sembra che sia un grande terzino, almeno deve migliorare molto, deve lavorare molto, e poi ho paura che lui sia un pochino fragile emotivamente, perché Vero. Si abbatte facilmente, non è uno che ci mette la grinta, la tenacia, come ha fatto Emerson veniva fischiato, criticato, spernacchiato dai tifosi della Roma, e però siccome le doti atletiche, fisiche e tecniche soprattutto, perché è tecnicamente un signor giocatore Emerson, è diventato un pilastro della difesa della Roma. Poi dopo la sfortuna ci ha messo la mano, e quando riguarda la Roma questa sfiga ci vede molto bene, per cui ha interrotto il suo percorso di crescita esponenziale. Fortuna che abbiamo acquistato con la Roma. Veniamo un attimo al volo con un flash, perché poi andiamo su Genoa-Roma, ma è meglio la coppia centrale Fazio-Juan Jesus di Fazio-Manolas, perché Manolas ogni tanto ha delle disattenzioni, si perde, si deconcentra, combina qualche scemenzuola che a volte però poi paghiamo caro, tipo il rigore dato alla Lazio, cioè non c'era bisogno di andare con la spalluccia per buttarla in calcio d'angolo, facevi meno figura e in calcio d'angolo ce la mandavi lo stesso. Invece Juan Jesus lì è stata un pochino un'azione particolare. E Juan Jesus invece, senza lode, senza infamia, vicino a Fazio migliora, mi sembra, con le dovute proporzioni chiaramente, all'epoca come il signor Costa Curta, che vicino aveva Franco Baresi, diventava una stella pure Costa Curta, che era mediocre come difensore, però vicino a un grande campione migliorava anche lui. Allora Juan Jesus mi sembra che sia molto migliorato quando vicino a Fazio, non lo so, è una mia sensazione, può darsi pure che stia sbagliando, però io vedo da come gioca che quando ha vicino Fazio lui è più tranquillo, è più sereno, si vede lontano un miglio. Scusa un attimo. Prego. Vi ricordo sempre che stiamo andando in onda con La Roma è questa è la Roma, su un circuito di web radio della piattaforma di Spreaker. Non è giornata, mi ha preso. No, piano piano, se non ce la fai ci fermiamo, Massimo, dimmelo te. No, mi ha preso te quando prende gli attacchi di tosse che sì. Non riesci a fermare, purtroppo. Ecco, se hai bisogno di andare a prendere un bicchiere d'acqua io continuo un attimo, dimmelo. Proviamo. Dicevo, allora, meglio Fazio Juan Jesus di Fazio Manolas, è possibile? Ma io non... è vero che Manolas ha dei momenti in cui... E così sembra distratto,
Ma Manolas è un giocatore che serve vicino a Fazio, perché Manolas ha una velocità impressionante che non hanno altri giocatori, e Fazio invece ha una tecnica molto più elevata e molto più sopraffina rispetto a Manolas. È vero che di solito al centro della difesa si mette un sinistro e un destro, noi abbiamo due destri, ma a me mi sembra una coppia ben assortita, e anche lo stesso Juan Jesus sta facendo un ottimo campionato, per cui io non li metterei in contrapposizione. Io penso che come li sta gestendo Di Francesco sia la soluzione ideale, perché lui li mette in campo a secondo delle partite, motivandoli tutti, facendoli giocare, facendo un turnover, che poi un turnover è come se giocassero una partita a settimana tutti i giocatori, visto che la Roma gioca ogni tre giorni, no? Sì, sì. E quindi ritiene tutti in forma, tutti sotto pressione, si sentono tutti importanti. Vediamo la crescita che sta facendo Gerson, che da un certo misterioso lo scorso anno è diventato quasi un titolare, perché ogni volta che entra, a parte la partita con l'Atletico Madrid, dove un po' tutti sono stati sotto tono. E a proposito di Gerson, così prendi un attimo di respiro, Massimo, a proposito di Gerson, questo oggetto misterioso, hai fatto bene ad evidenziarlo, perché anche nel calcio, come in un qualsiasi altro rapporto di lavoro, conta molto anche la cordialità e la simpatia reciproca. Sospetto, è un sospetto, non è una certezza, che tra Luciano Spalletti e il signor Gerson, questo ragazzo che forse all'inizio è partito col piede sbagliato, no? Non c'era tutta quel feeling, quella cordialità che invece c'ha tra Eusebio Di Francesco e Gerson. Però si sa molto bene nell'ambiente che Eusebio Di Francesco coi giovani sa trattare, perché dai giovani è venuto, coi giovani c'è stato per una vita. Spalletti, che sotto questo profilo è un po' più spocchioso, il giocatore se rende subito bene, se non rende per lui ha chiuso. In questo caso Gerson per lui aveva chiuso, doveva andare a un'altra squadra. Eusebio Di Francesco invece ha detto no, ma lo provo, voglio vedere, e a quanto pare i fatti gli stanno dando ragione. Allora, a distanza di tempo, io ritengo che ormai tutti i rimpianti per Luciano Spalletti siano terminati, ma questo è l'allenatore giusto al momento giusto, che non vuol dire che ti farà vincere lo scudetto o la coppa, però è il momento che questo allenatore sta costruendo una nuova macchina, sta assemblando i pezzi, e beh, se i risultati concreti arrivano, ben vengano, no Massimo? Come no, io non voglio essere come quelli che salgono sul carro quando le cose vanno bene e scendono quando le cose vanno male. Io sono stato uno di quelli che non era soddisfatto al 100% dell'arrivo di Di Francesco, e sono stato uno che ha sperato fino all'ultimo che Spalletti restasse, ma questo era dettato dal momento, dalla situazione e da quello che io vedevo in campo. Io vedevo una Roma che aveva fatto 87 punti, un allenatore che bene o male vinceva, però Di Francesco che aveva come esperienza squadre di piccolo cabotaggio, senza voler offendere nessuno, pur esprimendo un gioco bellissimo come col Sassuolo, no? Perché giocava molto bene il Sassuolo con Di Francesco, però la paura mia qual era? Quella che quanto tempo ci avrebbe messo per far apprendere i suoi dettami, i suoi insegnamenti a dei giocatori di un livello superiore a quelli del Sassuolo, in una piazza difficile come Roma. Detto questo, io oggi sono contento di essermi sbagliato, primo perché non stimo più assolutamente Spalletti come un grandissimo tecnico, per un semplice motivo, perché è facile essere grandi tecnici quando c'hai i grandi giocatori e quando ti fai comprare questo mondo e quell'altro, come faceva Capello, come fanno tanti altri allenatori super valutati. Lo stesso Mourinho, che è vero che ha vinto tante cose, ma fa spendere centinaia di milioni di euro alle sue squadre, se no non vince niente, se no se ne va in Serie B dritto con tutte le scarpe, con qualunque squadra allena. Questo è un mio pensiero che molta gente criticherà, ma io credo che al Mourinho non sia un grande allenatore, sia un motivatore, un uomo che sa parlare con la stampa, un uomo che si mette sempre davanti a tutti e difende la squadra, però dal punto di vista del gioco le sue squadre fanno ridere quando giocano. Io mi vedo, è un sonno totale. Sì, però ha evidenziato che sono dei grandi motivatori, ci vuole anche quello. Grandi motivatori, come Capello, grande motivatore come lui, ma non sono dei grandi allenatori. E Spalletti purtroppo si è dimostrato che è anche una persona non... cioè tra Spalletti e Di Francesco, io parlo dal punto di vista sportivo, perché cioè, sì. Non li conosco, non sono due bravissime persone, ma dal punto di vista sportivo è molto più uomo
di Francesco di Spalletti. Di Francesco è uno che sa trattare con i giocatori, li tratta tutti allo stesso livello. Lui è spocchioso, lui è uno che non è in grado di lavorare con i giovani, e l'ha dimostrato. Lui non c'è un giovane che io mi ricordi che abbia lanciato, che abbia valorizzato Spalletti nella sua carriera. Beh, anche se adesso vedi nell'Inter non c'è nessun giovane lanciato. Ne è uno, giocano sempre gli stessi nell'Inter. Come gli si fa male Icardi e Perisic, c'è l'Inter, lo troviamo in Serie B. Questa sì. È la realtà, perché non c'ha giocatori l'Inter. L'Inter c'ha quegli 11-12 giocatori. Però e lui saputo, è fortunato. Ha saputo motivare. Se potrà andare avanti. Ha saputo motivare 11 bravi solisti, perché non è una squadra l'Inter. Sono 11 solisti che scendono in campo. Però per motivare, li fai giocare. Quando il giocatore lo fai giocare, è contento. Non è che crei attrito. Sì, però hai trovato quei triangoli, quei cross da destra, da sinistra, per la testa di Icardi, e a furia di provarci, quello segna. Comunque non ne vorrei proprio parlare di Spalletti, no, è un assolutamente chiuso, per quanto l'ho sostenuto adesso mi è completamente indifferente come allenatore. Io vedo molto più alla portata della Roma, ma molto più nella Roma Eusebio Di Francesco rispetto, tra virgolette, sempre sotto il profilo sportivo ci mancherebbe, all'ospite Luciano Spalletti, che ci ha dato il sospetto, la sensazione a volte di essere tornato per scaldare la minestra. Le minestre riscaldate non vanno mai e poi mai bene. Non entro nel merito, no. Perché poi godiamo su Spalletti, perché noi ne abbiamo già parlato tanto. Poi ci ha lasciato anche belle soddisfazioni, ci mancherebbe altro. Riconosciamo. Questa la Roma e non Spalletti. Però voglio dire, io ho avuto la netta sensazione che lui, cioè quello che lui a me personalmente, da tifoso, amante della Roma, è innamorato della mia squadra e della mia città, quello che mi ha dato fastidio di quest'uomo è che ci ha preso per i fondelli per 6 mesi, facendo quella manfrina, resto se vince quello, resto se non vinco, resto se perdo, resto se firma Totti, cioè ci ha continuato a prendere per i fondelli, quando lui sapeva perfettamente da gennaio che sarebbe andato via. Certo, Massimo, ora, ma tu ritieni... Dei tifosi, però tu ritieni... E non dire... Taci, non dici niente su questo. Però tu pensi che forse la decisione non l'avevano già presa a metà gennaio sia la società che lui, solo che per la stampa e per il popolo romanista è lì che sono dispiaciuto, perché per la stampa tu lasci dichiarazioni di convenevoli, si sa, ma il popolo romanista non lo puoi prendere in giro fino all'ultimo dicendo se rimarrà Totti, se non rimarrà Totti, se rimane quello, se faccio quell'altro. Cioè il tifoso ha anche il diritto di sapere quale sarà il futuro, perché lì io ritengo che la società, lui e i giocatori già a metà gennaio sapevano che ci sarebbe stata la separazione a fine campionato. Cioè, rivedendo a ritroso certe situazioni, rianalizzandole, si capisce lontano un miglio che quel giocattolo era finito. Per cui c'era l'incognita di questo, ripeto, io non so come andremo con Di Francesco. Oggi, fino a oggi, io non mi posso lagnare. Magari non saremo primi in classifica in Serie A, però stiamo piano piano superando un girone di Coppa dei Campioni, dove all'inizio io stesso ho detto ce ne andiamo in Coppa UEFA, quando invece qualcun altro credeva alla qualificazione. Io no? Perché ci sono le registrazioni, sì. Parlammo di Coppa dei Campioni, te dissi, noi dobbiamo fare, anche se poi è andata diversamente, ma proprio quei risultati forse ci consentiranno di andare in passaggio successivo. Ti dissi, noi dobbiamo fare la corsa sul Chelsea, non sull'Atletico Madrid, perché il Chelsea lo possiamo battere. Come non me lo ricordo, è vero. È difficile. A proposito, mi hai dato lo spunto, ti chiedo un attimo scusa se ti interrompo. Massimo ha parlato, ci sono le registrazioni. Qui Carmela, ma dove sono ste registrazioni? Dentro il vostro download? No, Carmela, c'è il canale di YouTube che si chiama RDA Radio staccato 1, come la radio giustamente, dove scorrendo i video inseriti su questo canale di YouTube si trovano anche le registrazioni passate con Massimo Penzo e con tutti gli altri di La Roma è questa, questa è la Roma. Ritorniamo a Massimo Penzo, quindi c'è un server. Perché per me il Chelsea era quella più abbordabile rispetto all'Atletico Madrid, poi lascia perdere come sono andate le partite con l'Atletico Madrid, ma tu a Roma hai sofferto, potevi prendere 2-3 gol dall'Atletico Madrid. Vero. Grande Alisson ti ha fatto pareggiare la partita. E ieri sera, l'altra sera, c'era stata una partita, diciamo, non giocata con l'intensità giusta dalla parte della Roma, però l'Atletico Madrid alla fine ha meritato di vincere. Mentre tu a Chelsea gli hai fatto 6 gol, non è che gliene ha fatti 3, gliene ha fatti 6, 3 a casa e 3 a Roma. Sì, sì. Quindi questo io sono contento di aver indovinato almeno, ma era una sensazione mia da romanista, non da intenditore, quindi da tifoso, vedendo il calcio.
Detto questo, ripeto, chiudiamo il discorso Spalletti, va bene com'è, io sono contento che Di Francesco ci abbia messo meno tempo di quello che preventivavo io per avere quantomeno dei risultati apprezzabili. Avevo preventivato tutto questo campionato io di Rodaggio, e invece sembrerebbe che Rodaggio sia finito. Non lo so, la Roma c'ha molto da migliorare ancora, vero, poi questo sì, per carità, che non è al completo, che c'è giocatori che non abbiamo visto, c'è uno Schick che sembra che sia quasi pronto per poter finalmente giocare nella Roma, e Schick credo che sia un valore aggiunto per questa squadra. Anche perché abbiamo notato che Zego si deve riposare, deve avere qualcuno vicino, perché tira la carretta oggi, domani e dopodomani, sta tornando con qualche pizzico di evanescenza di troppo, e se deve giocare centravanti l'evanescente non lo può fare assolutamente. No, anche se devo dire lui non ha più segnato, ma è stato fondamentale e determinante in molte partite per i suoi atteggiamenti, i suoi passaggi, le sue far salire la squadra, quindi fa un lavoro molto importante. Però è chiaro che quello che salta agli occhi dice non segna, c'è stato Higuaín, è stato settimane senza segnare, pure adesso è ripreso a segnare con continuità, fa gol. Allora io dico che noi abbiamo non era centravanti, però sta diventando centravanti autentico. Abbiamo pronto dentro le riserve De Frel, che De Frel non sarà il massimo dei campioni, però se tu lo fai giocare dove sa giocare, cioè come attaccante di ruolo tra fascia sinistra e centrale, De Frel rende i palloni, tenta di metterli dentro. E poi c'è l'incognita Schick, se veramente al 15° del secondo tempo, se le condizioni lo consentiranno chiaramente, Schick entrerà a posto di Zeko nella partita contro il Genoa, oppure affiancherà Zeko, insomma l'attacco si sta cominciando a definire. Oltretutto poi c'era la paura della difesa, perché Di Francesco giocava con la difesa alta, allegra, ricordiamo il Sassuolo. Qui all'inizio forse qualche allegria di troppo nell'estate c'era, però deve aver registrato qualche meccanismo, perché adesso è vero sì che la difesa sale, ma non sale più così alta come era il Sassuolo, sale con raziocinio, con criterio, stanno attenti e soprattutto recuperano, e qui ha ragione Massimo Penso con Manolas, recuperano quando, non scattando la trappola del fuorigioco, Manolas è il più rapido a chiudere. Dico bene, Massimo? Ma sicuramente, poi insomma la Roma ha un impianto di gioco che è sempre più visibile, sempre più riconoscibile, e se tu fai caso la Roma gioca in 40 metri di campo, quindi ci sono il pressing che parte dall'attacco, 3-4 giocatori sempre già sul portiere e sui difensori, cosa che prima non avveniva, faceva il pressing un giocatore solo, non è quello il modo di pressare la difesa avversaria. Certo. Proprio da questo tipo di pressing che nascono i gol della Roma, come è nato il secondo gol del derby, no? Il secondo derby è nato che a ridosso dell'area della Lazio, però ha tolto il pallone a Bastos e l'ha passato a Nainggolan e da lì è andato il gol. Quindi la Roma come gioca e come pressa è difficile da poter controbattere. La Roma ha perso due partite che, se noi andiamo ad analizzare, avrebbe potuto avere sicuramente 4 punti in più. Ma almeno, non lo dico da tifoso, sì, no, lo dico no, da persona che ha rivisto la partita 3 o 4 volte, non più in diretta, ma registrata, perché dopo io a quel punto la vedo mente serena, visto che già so il risultato, no? E ho modo di valutare e vedere quello che, ma secondo il mio giudizio da tifoso. Certo. Però con il Napoli, la Roma, è vero che il primo tempo il Napoli ha avuto un possesso di palla stralipante, ma ha avuto un'occasione di gol un errore di De Rossi ha segnato, se no non avrebbe nemmeno segnato. Il secondo tempo la Roma ha preso un palo e una traversa, quindi 1-1 ci stava tutto con il Napoli quella partita, o anche 0-0. Con l'Inter non lo voglio parlare, 70 minuti l'abbiamo presi a pallonate, loro 3 palloni che hanno avuto l'hanno messi dentro, e questa è la realtà dei fatti. Un rigore clamoroso negato per la prima volta nella storia della VAR, con tutta la VAR, con tutto il VAR là, insomma, quella robetta lì della VAR. Cioè, su un rigore clamoroso, quindi la Roma andava 2-0, l'Inter oggi stava a 30, la Roma stava a 33, e poi una partita da recuperare. E poi calcoliamo i 5 legni presi dalla Roma in quella partita, perché parlano solo quelli, insomma. Però lì diciamo che è stata proprio una iella nera. Col Napoli ci hai messo del tuo nel primo tempo, perché se ti tremano allora le gambe anche quelli... la partita persa con il Napoli, perché il Napoli alla fine non è che ha rubato, perché tu avevi no, assolutamente sfruttato le nostre indecisioni, però il Napoli ha meritato di vincere e merita di stare dove sta. Ma se gli avessero dato quei 3 punti
clamorosi con l'Inter. Oggi la Roma, i conti sono Roma 33, sì, una sì, partita sì, da recuperare, potenzialmente se la vinci andare a 36 e saresti stato primo in classifica da solo. È vero, però... Questi non sono discorsi dai voti. No, no, no. Allora, non si vince nel calcio. Andiamo nel rush finale dell'intervento, stavolta con Genoa-Roma. Allora, il Genoa ha cambiato allenatore, ha ripreso Ballardini, colui che non gioca, cioè pensa solo a spezzare le trame avversarie, ma giustamente se ti devi salvare pensi a quello, non pensi al gioco. E i risultati si sono visti a Crotone, dove il Crotone forse ancora fresco degli onori che aveva preso in trasferta a Bologna, dove aveva vinto, non è che abbia fatto una partita così esaltante. Il Genoa non ha fatto nulla di buono, però il pallone che ci ha avuto l'ha infilato dentro. Quindi ti fa rendere conto che tu andrai a Genova a giocare come se giocassi in casa tua, nel senso che il Genoa si arroccherà e giocherà di rimessa. Poi Ballardini pensa solo a spezzare il gioco avversario, non è che ti propone qualcosa di vero, di eccezionale. Quindi la Roma dovrà avere una costanza e una pazienza davvero inesauribili, perché o tu sblocchi subito la partita e allora lì Ballardini deve uscire fuori dal suo guscio per forza, o altrimenti lì lo 0-0 va avanti oltre la mezz'ora del primo tempo. Che ne pensi, così oppure è una partita diversa che io non riesco a esaminare? Ma io come gioca il Genoa di Ballardini non lo so, perché è troppo perso per... No, io ho seguito, guarda, quello che fa Ballardini. A suffragio, ad aiuto ti posso dire che siccome c'era Antonio Milano in diretta da Crotone, l'abbiamo seguita e praticamente sentivamo un Antonio Milano che, a parte che è del Crotone, quindi anche di parte è cronista tifoso, però ha detto: trovatemi voi la superiorità del Genoa in questa partita, una squadra tosta. No, io ho visto lo spezzone di partita, devo dire la verità, l'ho vista perché sapevo che la prossima domenica ci sarebbe stata Genova-Roma, quindi ho voluto vedere com'era questo Genova. Ho visto una mezz'oretta di partita, in effetti il Crotone poteva benissimo pareggiare, certo, con il Genova. Juric proponeva un gioco, Ballardini pensa solo a chiudere. Esatto, però c'è da dire questo. Intanto, premesso che le partite, come tu sai, come la penso io, per me le partite sono tutte difficili, diventano facili quando hai acquisito il risultato e quando è finita la partita. Sono sul campo, sono tutte difficili, perché non ci sono squadre che tu in partenza dicevo vado qui e faccio 5 gol, quindi non esiste. Tra l'altro Genova è un campo abbastanza ostico della Roma, anche se è vero che negli ultimi 4 anni, 4 o 5 anni mi pare che la Roma ha vinto sempre, forse una volta solo ha perso o ha pareggiato. E clamorosa fu l'ultima, forse proprio l'altro anno, nel 2016-2017, mi sa, dello scorso anno, o 15-16, che ha fatto 2 gol Totti, la Roma ha vinto 4-2, perdeva 2-0 il primo tempo. La Roma perdeva 2-0 con il Genova e poi gli ha fatto 4 gol, fino a 4-2, con 2 gol di Totti, uno su punizione e un altro bellissimo uguale che scorciato distanza sul 2-1. È vero, è vero, è vero. Questa che partita... È partite sempre difficili. Massimo, che partita sarà? Perché è una squadra che lottano con il coltello fra i denti, perché Ballardini questo sa dare ai suoi giocatori, la grinta, la voglia di lottare. Però se andiamo ad analizzare, diciamo la verità, se andiamo ad analizzare le due squadre, il momento che attraversano le due squadre, e prendiamo la difesa schierata del Genova, cioè è imbarazzante. Zukanovic e Spolli, cioè è imbarazzante. Spolli l'ultima partita che ha fatta col Catania, cioè voglio dire, ma per piacere. Allora, se tu vai lì e perdi, al di là di quello che farà il Genova, è la Roma che si suicida. Perché? Per forza, sì. No, no, no. Che la Roma improvvisamente, da una partita come quella che ha fatto nel derby e quella che ha fatto precedentemente, vada lì e si faccia mettere sotto da Genova. Però c'è da dire una cosa, e questo purtroppo è successo, che mi pare che quest'anno abbia perso sia col, non me li ricordo bene i risultati, con la Juventus e con il Napoli, sì. Mi pare che ha perso con tutte e due, sì, sì. Ma gli ha fatto 2 gol a Juventus e 2 gol a Napoli. È vero, no, diciamo che in avanti era riuscito a dare problemi sia alla Juventus che al Napoli, però c'era Juric in panchina, ricordiamoci. Mi sembra che gli abbia fatto 2 gol sia all'una che all'altra. Sì, però era made in Juric.
Non era made in Ballardini. Ballardini, io me lo ricordo anche in un Lazio-Genoa, quando allenava sempre il Genoa. Praticamente il Genoa non giocò quella partita. All'ultimo trovò un escamotage, un'entrata dentro l'area della Lazio e vinse il Genoa per 1-0. Sì, cioè, 1-0, vinse, ma Lazio quella partita la dominò, doveva fargli secondo. Esatto. Ballardini è l'uomo, è l'allenatore di questo tipo di partita. Allora tu sei la Roma, tu devi scendere in campo, a parte concentrato al 1000 per 1000. Però tu devi chiudere con due tiri, due gol quasi subito, in maniera tale da poter governare la partita, perché loro devono aprire il loro guscio, altrimenti non si giocherà a pallone, si giocherà in maniera spocchiosa, saranno anche fallosi, guarda che ti preannuncio, perché dove non arriveranno con la tecnica, lì arriveranno con gli sgambetti, prepariamoci anche a questo. Ma quello ci sta, la partita può essere impostata in tutte le maniere, ma insomma, voglio dire, una Roma che gioca... Però se la Roma è la Roma, non ci dovrebbero essere termini di paragone. No, non dico che sarà una passeggiata, ma insomma, alla fine può essere come è successo con Torino, 1-0. Sì, però unica deroga potrebbe essere la fatica di Coppa dei Campioni, no? Ma se sono fatica di poco, secondo me hanno fatto un viaggio di piacere là, Quindi voglio dire... Cioè, sono andati a fare una gita a Madrid, praticamente. Hanno almeno perso risorse mentali, perché non è che se sono... nel derby sì, hanno sprecato tante energie mentali, fisiche, nervose, eccetera, ma lì l'Atletico Madrid queste energie nervose non l'hanno sprecate, hanno fatto una partita pensando di vincere, giocando per vincere, ma non con la cattiveria, perché un conto che lo fai con la testa è un conto che lo fai solo con le gambe. È vero. Questo mi è sembrato di vedere una Roma solo con le gambe, non con la testa. È vero. Allora, in questo momento arrivano i saluti da Marco di Udine, di Audio Radio Friuli Venezia Giulia, consorziata con noi. Un saluto al simpaticissimo Massimo Penzo, che ne ha sempre una pronta, giustamente, se no non farebbe parte del cast di questa della Roma, a parte la ottima amicizia umana. Poi, qui ci tengo particolarmente, un saluto ci giunge in quest'istante dal nostro Virgilio. Allora, un salutone, Virgilio. Un salutone, un grande abbraccio. Forse la prima fase è in via di superamento. Ecco, questo mi è stato concesso di dire, mi è stato permesso di dire, questo lo posso dire. La prima fase è in via di superamento, poi il futuro piano piano sarà programmato, si vedrà e via discorrendo. Ma il futuro ci manca, perché insomma lui qui è un'istituzione, lui è la persona... No, poi c'è quel fedente di Roberto... È un grandissimo tifoso della Roma, quindi... Di che cosa possiamo certo, parlare? Certo, c'è quel fedente di Roberto dire? De Angelis che poi lo stuzzica, lo provoca, no? E a volte Virgilio torna a essere quel Virgilio che abbiamo conosciuto tutti quanti noi a livello radiofonico e televisivo, no? Seppure il buon De Angelis ogni tanto si stesse zitto, magari, chissà. Però vabbè, va bene così, perché il gioco delle parti deve essere questo, perché sennò diventa una lode alla Roma o una critica alla Roma. Invece il dibattito fa bene, il contraddittorio, l'avere anche idee diverse. Ci mancherebbe altro, perché... Allora qua Roberto, tu mi sei testimone che non è che noi risparmiamo la Roma quando c'è da criticarla, no, anzi certo, la differenza però tra noi e alcuni personaggi dubbi della comunicazione, perché ce ne sono qualcuno che dubbi, sì, almeno i suoi, sì, comportamenti, sì, nei confronti della Roma lasciano pensare. E noi se critichiamo sempre perché amiamo la Roma e perché vogliamo il bene della Roma, ma non critichiamo mai offendendo o dicendo quel giocatore è un pippone, quell'altro una... No, scusami il termine, non è mai uscita dalla nostra bocca una cosa del genere. Noi possiamo dire sì, ha giocato male, questa era forse sottotono, forse non è un giocatore al momento pronto per la Roma, ma io dico questo, se non si può fare una critica di questo tipo, allora andiamo al cinema, lasciamo perdere il calcio, non parliamo più di niente. No. Comunque per il momento noi ci lasciamo anche per oggi con il grido di Forza Roma sempre nella nostra gola, nel nostro cuore, nella nostra gola, con tutta la tosse, attenzione. Qualcuno mi dice fate l'aerosol col Fluibrun e il Clenilà, fammene fa un altro d'aerosol. Io ho fatto tutto, ma quando mamma lo prendono gli attacchi turni, qualcun altro invece consiglia mi consigliano le vecchie pastiglie Valda. Valda, vabbè, Valda ce le ricordiamo, no? Cose. Massimo, Valda ce le ricordiamo però, no? Come no? Sì, erano portentose all'epoca.
Sì. All'epoca erano portentose, oggi sono caramelline, però si vede che qualcosa deve essere cambiato, chissà. Ma qualcosa la menta forte ti aiuta Sì, è vero, è che vero, è vero, è libera il vero. naso, ma non la tosse È quando vero, e poi bisogna ah. ricorrere al vecchio Vicines da mettere sul petto, sui bronchi, sotto la Esatto, io adesso gola. sto leggermente meglio perché questa tosse non è più una tosse secca, quindi meno Quello è, di fatti. fastidio e riesce a sopportarla. Ma quando è secca, tu dormi la notte, ti Ma prende sì, è vero, è vero, è come mi ha vero. preso prima, e ti dura mezz'ora. Mezz'ora ti svegli, non dormi più, accendi Oh, la qualcun televisione. altro invece mi sta scrivendo, tipo Vittorio, pure che siamo vecchi. Vittorio, siamo, ma chi ha detto che siamo vecchi? Io ho Io sono 241 giovane, anni. ho ancora Ma voglia di Massimo ce n'ha farlo. 35, ragazzi. Non è che c'ha di più. Cioè, come fa a essere vecchi a 35? Guarda, insomma, va bene. Il deumidificatore Pirenneunati, È addirittura. vero, ha ragione, quella è la cosa migliore, perché l'aria Con secca così delle, con delle deleteria gocce, per quando con c'è delle caldo. gocce di olio chicco, sì, dico, lo conosco perché quando i miei erano piccoli, tutte le notti ne abbiamo bruciati più di uno di deumidificatori, figurati, per Vecchi cui. rimedi della nonna, quelle sono le cose principali che non si usano più, il latte e Come miele, no? tutte queste cose qui, gli infusi, i fumenti con il vino, che ti imbriachi quando sei uscito fuori, no? È vero, Da poi cominci a cantare, però ti è passato tutto. Massimo, allora io dopo di te ho Luigi Pasculli, direttore di testata di Questa è la Roma. Io ti ringrazio per il Saluti da mo parte mia. ti ringrazio, ti mando un grandissimo abbraccio. Grazie di essere intervenuto anche se non al top della condizione fisica. E mi raccomando, sempre in gamba, perché i tuoi giudizi c'entrano. Addirittura hai fatto bingo pure con Lukaku della Lazio. Questo te lo aggiungo all'ultimo, proprio con una piccola frecciatina, perché il tuo commento su Lukaku, pensa se l'avesse fatto giocare prima, erano dolori per noi. Meno male per noi che è entrato dopo. Sì, no, ma io Luca, come lo ricordavo già nel derby, Sì, quello di sì. Coppa Italia, ci ha fatto neri. Però quella tua Neri. frase, a quanto pare, ha colpito l'attenzione di 19 persone. Bene, mi fa piacere Ecco, io. perché almeno si vede ogni tanto qualcosa Sì, giusto, la sì. E io diciamo. ricordo sempre che poi l'ossatura della radio siamo noi che ci stiamo divertendo, tra virgolette, a parlare e a dialogare. Le ciliegine sulla torta ogni tanto ci sono, ogni tanto no. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Ma l'ossatura è la nostra squadra, non c'è il Perché non primo. ci hanno sentito scatenarci sulla politica, perché dopo lì Però ricordo, il segreto è questo: non c'è il primo della classe e l'ultimo della classe, c'è la Ma per classe carità, ci che va mancherebbe avanti altro. Qui compatta. siamo qui è una rimpatriata da amici che discutono di calcio, di una cosa ludica che però ci E che interessa soprattutto come si se fosse. divertono serenamente non pagando 1.400 euro al mese per 2 volte a settimana, come mi aveva chiesto l'ultima radio in modulazione di frequenza che avevamo interpellato. Questo Certo. senza dire i nomi, però dico la cifra: 1.400 euro. Se io avevo 1.400 euro da spendere per una radio, vuol dire che di pubblicità me ne entravano 10.000. Allora stavamo a Radio X anziché nella web radio. Però ci divertiamo Allora anche stavamo così. tutti alle Bahamas, voglio. Bravo, Qui però le c'è nostre tutta la so pubblicità, voglio le dire, invece qui non nostre diamo soldi da soddisfazioni le nessuno noi, è nostre tutto soddisfazioni morali le troviamo anche buono. poi quando troviamo anche nuovi gemellaggi audiovisivi che io non mi sarei mai aspettato, però questo va a merito di tutti voi che parlate perché rendete interesse, il pubblico segue ed è questa poi l'anima segreta, non tanto segreta, del perché esistono poi questi canali alternativi. Massimo, buon fine settimana, salutami la tua gentile consorte, Mario e famiglia, Valentina e famiglia, perché qualcuno mi ha detto che significa famiglie collegate, che poi è come lo sceicco, il sultano. No, no, assolutamente, sono le No, famiglie del sono i figliuolo e della miei figliuola. familiari. Esatto, Certo. E un abbraccio a tutti i nipoti, sono tutti giallorossi, sì. esatto. Io pure voglio estendo i miei saluti a te, a tutta la redazione, a tutti coloro che ci ascoltano e vorrei fare un saluto particolare alla città di Crotone e alla città di Udine. Crotone per la simpatia che nutro per questa città e anche Udine perché ci sono stato diverse volte e ho dei piacevoli ricordi di questa città. Quindi un salutone a queste due città, oltre a tutti gli altri network che sono collegati con noi. Certo, E sempre Forza Roma. Ciao, sempre Forza Roma, grazie e buon proseguimento Massimo. grazie a te. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Massimo Penso, noi un attimo di tregua per fermarci e poi linea al prossimo ospite, grazie.